Amici e amiche carissime, ben trovati, nuova puntata del ciclo di catechesi La sana dottrina cattolica. Stiamo trattando il bello e delicato tema del quarto comandamento. Abbiamo iniziato la volta scorsa e oggi lo speriamo forse termineremo, sicuramente termineremo la parte del comandamento proviene dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che è indubbiamente la realtà più importante e fondamentale, il punto di riferimento normativo per questo come per tutti gli altri comandamenti, perché la sana dottrina cattolica è perfettamente e correttamente formulata appunto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, in maniera chiara e tra l'altro anche molto ampia ed esaustiva. Nella nuova redazione. E poi vorrei permettermi, ecco, di offrire un piccolo contributo, ecco, che deriva un pochino dall'esperienza pastorale, anche da quello che si in qualche modo vede durante questo tempo in ordine alla, appunto, educazione soprattutto dei figli. Quindi alcune cose da cui i genitori è bene che si guardino, e altre cose, altri obiettivi che è bene che si diano, ecco, in modo tale da poter garantire una buona educazione dei figli, perché educare figli è l'arte delle arti, è una cosa assolutamente importante ed è un'arte delicatissima, perché educare significa trasmettere dei valori. Non delle leggi, non delle aride regole, non delle imposizioni. L'educazione è riuscita quando le persone che sono i destinatari della nostra azione educativa vivono e fanno quello che abbiamo cercato di trasmettergli a prescindere da qualunque forma di controllo, di possibile sanzione, di qualunque genere. Questa è una grande educazione. Quindi si tratta, e questo non viene semplicemente da convincere le persone. Sì, certamente quello che insegniamo deve essere in qualche modo, come dire, presentato in maniera ragionevole, attendibile. Per trasmettere i valori vanno spiegati. Però, come abbiamo già visto la volta scorsa, i valori vanno innanzitutto vissuti e vanno trasmessi con amore. Ci vuole questo, chiamiamolo tripode, questo treppiedi che deve viaggiare insieme. Il valore, l'esempio, il valore spiegato, l'esempio e l'amore. Se ci sono queste tre cose, l'educazione dovrebbe funzionare. Certamente questo. I nostri figli, dico nostri perché ci metto anche quelli miei spirituali, diciamo così, rimangono persone libere. Io però vi posso dire, non c'è niente di più brutto, ed io l'ho visto e l'ho constatato, è una delle cose più brutte che possa succedere. Quando tu vedi che tu hai magari insegnato delle cose, d'accordo? Spendendoti, dando anche, e magari c'è qualcuno che quello che tu hai insegnato per un certo periodo di tempo l'ha messo in pratica. Poi però che succede? Per qualche motivo, di qualunque genere, si allontana un po', d'accordo? Per ragioni contingenti, si cambia la parrocchia o magari stando lontano si fanno altre scelte. E tu vieni a sapere, oppure vedi, perché oggi insomma con tutti quanti questi social, che quella stessa persona ha totalmente cambiato un tipo di comportamento. Attenzione, un comportamento che tu hai insegnato da sacerdote in quanto espressione, almeno in ordine a quello di cui uno è convinto, di una cosa buona davanti agli occhi di Dio. Una persona che fa così, che cosa fa capire a te sacerdote?
fa capire, e questa è una fonte per esame di coscienza, che tu non gli hai trasmesso un valore. Lei, questa persona, aveva, come dire, forse una qualche idolatria nei tuoi confronti, cioè ti reputava personaggio molto molto autorevole, quindi sicuramente ha fatto quelle cose, e questo è il motivo per cui non le fa più, non perché ha capito che erano importanti, erano dei valori fondamentali, soprattutto agli occhi di Dio. E quindi quelli te li porti dietro dovunque andrai, cioè la santa fede cattolica prescinde e tutto quanto ciò che, come dire, gli gira intorno, prescinde da chi te lo porta. Perché la fonte di quello è il nostro Signore. Quindi, che te lo porta Don X, te lo porta Don Y, te lo porta Don Z, cioè se tu oggi, come dire, il tuo parroco è Don X e domani diventa Don Z, se quello che ti ha insegnato Don X non è farina del suo, come dire, del suo pensare a titolo personale, ma è, come dire, insegnamento, come dire, di un valore oggettivo conforme alla rivelazione, ma tu quello te lo porti dietro. Io dico sempre che scherzando, ma neanche troppo scherzando, che un parroco si vede cosa ha fatto in una parrocchia quando se ne va. Perché solo quando se ne va capisce se tante persone, tante situazioni, che magari sono cresciute, hanno visto tante cose belle, le hanno interiorizzate come valori propri o agivano magari per compiacenza, per quieto vivere, d'accordo? O per farsi belli agli occhi del parroco, diciamo così. Questo vuol dire che è il fallimento dell'educazione, cioè un genitore vedrà se ha educato un figlio, quando un figlio cresce e crescendo farà delle scelte, farà delle, come dire, in cui un genitore guardandole potrà dire è esattamente quello che gli ho insegnato. Senza bisogno che gli stia con il fucile puntato a obbligarlo, anche perché a un certo punto non si può fare più, no? Quando i figli diventano grandi, l'abbiamo sentito dire anche, lo sentiremo ripetere anche adesso, subito, nel catechismo della Chiesa Cattolica, no? Che cosa devo dire a un figlio che è adulto? Uno ha un figlio di 25 anni, mio figlio è andato a convivere, che posso fare? E che cosa puoi fare che tu vieni andare a convivere a 25 anni? Puoi pregare per lui, d'accordo? Se t'ascolta e se c'è qualche possibilità di farlo riflettere, prova a parlarci, perché cosa gli vuoi fare a 25 anni? Non è che lo puoi prendere a mazzate, ammesso che si possa mai fare cose di questo genere qui, no? Quindi educare è un'arte. Andiamo, vediamo gli ultimi numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica che ho scelto, che ovviamente non ho potuto tutto, ma quelli più, a mio avviso, importanti e rappresentativi, no? Per esempio il 2229. I genitori, in quanto primi responsabili dell'educazione dei figli, hanno il diritto, questo è un punto fondamentale, di scegliere per loro una scuola rispondente alle proprie convinzioni. Trascritto nel Catechismo, è questo un diritto fondamentale. I genitori, nel limite del possibile, hanno il dovere di scegliere le scuole che li possano aiutare nel migliore dei modi nel loro compito di educatori cristiani. I pubblici poteri hanno il dovere di garantire tale diritto dei genitori e di assicurare le condizioni concrete per poterlo esercitare. Allora, dove tuo figlio va a scuola è importantissimo, oggi più che mai, perché più tempo passa, più si... Cioè, un genitore non può mandare un figlio dovunque. Un genitore deve essere presente, deve verificare. Adesso io non sono più, non conosco nulla del mondo della scuola, ma sento dire ogni tanto qualcosa, no? Programmi, insegnamenti, didattiche, dove vengono trasmesse, insomma, delle cose completamente fuori del mondo. Ha voglia tu a educarlo dentro casa? Quello vive la stragrande maggioranza del tempo, tuo figlio, a scuola. Se a scuola c'ha una controeducazione continua, non c'è nessuna speranza. È vero, qui il catechismo dice che i pubblici poteri devono garantire ai genitori
le condizioni concrete per poterle esercitare, perché purtroppo che succede? Che la scuola pubblica è gratuita. Se le scuole private sono a pagamento e una famiglia non si può permettere di pagarsi una scuola privata cattolica per un figlio, è costretta a mandarlo alla scuola pubblica. Ma così non può esercitare il suo ruolo educativo. Quindi su questo anche occorre fare in modo, sempre in maniera cristiana, quindi nelle sedi, nelle forme istituzionali anche opportune, di, come dire, non mi piace usare il termine combattere, ma di farsi sentire, nel senso, questo è un diritto che deve essere tutelato, perché è diritto nativo dei genitori educare i figli, e tu mi devi dare la possibilità di farlo secondo quelle che sono le mie convinzioni. Oggi c'è il pluralismo, le convinzioni sono tutte rispettate e rispettabili, quindi per noi che siamo credenti facciamo in modo che anche le nostre siano rispettate, che io possa essere in condizione di trovare nella scuola una collaborazione per l'educazione di mio figlio e non un ostacolo, cioè non un nemico contro cui combattere, cioè io cerco di educarlo, poi mi torno mio figlio a casa caricato con tutta una serie di idee strampalate, io non so che cosa fare, non so che cosa dirgli. Ancora, 2230. Diventando adulti, i figli hanno il dovere e il diritto di scegliere la propria professione e il proprio stato di vita. Dovere e diritto. Assumeranno queste nuove responsabilità in un rapporto confidente con i genitori, vedete, ai quali chiederanno e dai quali riceveranno volentieri avvertimenti e consigli. Non c'è più, quando sono grandi, un rapporto, come dire, di autorità, non puoi dire tu fai così. Se ti ascoltano, tu li puoi consigliare, li puoi avvertire, ma quando sono grandi l'educazione è finita, ecco perché bisogna intervenire prima. Inoltre, i genitori avranno cura di non costringere i figli né quanto alla scelta della professione né quanto a quella del coniuge. Non costringerli. Questo dovere, evidentemente, di non costringerli, non impedisce loro, anzi, tutt'altro, di aiutarli ancora, vedete, con sapienti consigli, particolarmente quando progettano di fondare una famiglia, nel senso che, mano a mano che i figli crescono, l'azione educativa si attenua e continua ad essere esercitata, ma nella forma, diciamo, mitigata, tenue, del consiglio e dell'avvertimento, nella misura in cui, tra l'altro, il figlio ti dà la possibilità di esercitarlo. È suo dovere comunque ascoltare, è loro dovere comunque almeno sentire quello che dicono i genitori, quindi non disprezzarlo, no? Infine il Catechismo fa una bellissima conclusione di questa sezione dicendo che alcuni non si sposano al fine di prendersi cura dei propri genitori o dei propri fratelli o sorelle o di dedicarsi più esclusivamente ad una professione o per altri validi motivi. Mi pare che ne abbiamo già parlato proprio in questa serie di, in questo ciclo di catechesi, cioè diventare santi non significa necessariamente scegliere una vocazione, tra virgolette, mi si perpassi il termine, istituzionalizzata, cioè mi sposo, sacramento del matrimonio. Divento prete, sacramento dell'ordine. Divento frate o suora, sacramentale della professione religiosa e comunque uno stato di vita definito dentro la Chiesa. La vocazione fondamentale alla santità non l'abbiamo ricevuta nel battesimo, per cui un laico o una laica, che ovviamente non è che bighellona, d'accordo? Cioè l'idea dello scapolone o della donna, come dire, rampante, diciamo così, o della, come dire, o del zitello o della zitella un pochino tristi, un po', cioè non sono certamente immagini emblematiche, no? Ma non è che chi non assume uno stato di vita definito vuol dire che automaticamente o è uno scavezzacollo o è un represso, insomma, che se l'ha preso nessuno, cioè, ha capito quello che doveva fare nella vita e si rassegna a fare una vita grigia. Non è affatto così. Ci sono fior di santi che hanno vissuto una vita straordinariamente bella, proprio così. Quindi è evidente che questo stato di vita, come dire, non impegnato, diciamo così, in qualche dimensione istituzionale, deve avere un senso, deve avere una significazione.
Cioè, per esempio, adesso non parliamo insomma dei casi, insomma, dei grandi casi della geografia, della mistica, insomma, no? Cioè, ci sono delle persone, penso che lo sappiamo, insomma, no? Che non si sono sposate perché hanno vissuto un tale itinerario, insomma, di santificazione, di crocifissione, per esempio, mi viene in mente, tanto per dirne una, credo che sia beata adesso, Alexandrina Maria da Costa, quella portoghese. Se uno legge la vita di questa donna, cioè, questa non poteva assolutamente né sposarsi né fare figli, ma nemmeno andare in convento o in monastero, perché cioè, con quello che il Signore gli faceva vivere, cioè, come fa a stare dentro una comunità? Che quella è stata una vita inutile, quella cosa si portava sulle spalle mezza chiesa, insomma, una montagna di peccatori, attraverso le pene anche straordinarie che ha sofferto di conformazione alla passione di Cristo, no? Quindi nella Chiesa c'è posto per tutti e per tutte le variegatissime, ecco, possibilità di santificazione che esistono, d'accordo? L'importante è non sciuparla la vita, quindi è non, come dire, non ridurla a una cosa piccola, attenzione, cosa che può tranquillamente accadere anche a chi è prete, anche a chi è frate, anche a chi è suora, anche a chi è sposato, non ne parliamo, no? Perché poi bisogna vedere che famiglia c'hai, come vivi il tuo ministero sacerdotale, come vivi la tua consacrazione religiosa, come osservi la regola, come vivi il rapporto con l'autorità, come vivi la fraternità, una montagna di cose, no? Ecco, quindi questo perché la vocazione fondamentale è un punto fondamentale. La nostra vocazione alla santità risiede nel battesimo, non in quello che faremo, ma in quello che siamo e nella grande opzione fondamentale, mi si perbassi questo termine, che uno se vuole fare, che se uno, scusate, mi sono incartato, se vuole può fare, quindi. Voglio seguire il Signore, voglio fare la sua volontà, voglio diventare santo. D'accordo? Poi, quello che concretamente si farà è che la volontà di Dio certamente te lo farà capire se tu sei aperto ad ascoltarla. Questo passa in secondo ordine, non è assolutamente la cosa principale. Fine della prima parte della catechesi di oggi. La seconda parte, che gli darà anche il titolo, ecco, la voglio chiamare il decalogo del buon educatore, o meglio ancora del buon genitore. Allora, volendo un pochettino fare una sintesi, perché certamente il quarto comandamento abbiamo visto, specifica i doveri dei figli verso i genitori, ma è un ambito molto importante di analisi, quindi di esame di coscienza per le realtà familiari ed anche sul compito fondamentale dei genitori. Oggi l'educazione è assolutamente in crisi. Io ricordo di aver letto, forse l'ho già detto, forse anche la volta scorsa, perdonatemi che purtroppo la mia memoria ogni tanto non mi assiste in queste cose, grazie a Dio mi assiste in altre, ma non nel ricordare tutte le cose che dico che faccio. Padre Pio, non troppo prima di morire, disse: verrà una generazione di genitori, senza che si offenda nessuno, chiaramente tutti quelli che stanno ascoltando questa catechesi in diretta o in differita fanno eccezione, quindi non è per loro questa frase. Quindi, però Padre Pio diceva: verrà una generazione di persone incapaci di educare i figli. Non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti. Quindi capite, Padre Pio è morto nel 68. Facciamo che ha detto questa cosa nel 60, chi sono i nipoti? Ecco, va bene, quindi dagli anni 90 in poi un po' di crisi, ecco, ma forse anche prima. Allora, questo è un piccolo contributo, questo piccolo contributo deriva in parte dalle conoscenze acquisite, come dire, in campo, come dire, pastorale, in campo spirituale, in campo morale, teologico, ma anche e soprattutto dalle cose viste, quindi dalle situazioni conosciute nel corso dei miei anni di ministero. Allora, c'è tre parti di questa sezione. Una è il decalogo del buon educatore, la seconda, quindi saranno 10 indicazioni, numeri simbolici, chiaramente non sono esaustive,
ma sono esemplificative. Poi 10 cose pratiche da fare o da evitare, molto concrete. E infine, non so se riusciremo a farlo oggi, chi lo sa, le sindromi dei genitori, perché i genitori hanno le sindromi che possono paralizzarne l'azione, d'accordo? In tutto o in parte. Allora, il decalogo del buon educatore. Primo comandamento. Per educare occorre, l'abbiamo già visto ampiamente, mostrare e far percepire amore vero. Qual è il primo atto educativo che fanno i genitori? 1. Mostrare ai figli che si amano, loro, che si rispettano, che si stimano, che si vogliono bene. Un ambiente di questo genere forma una tale sicurezza nel cuore di un bambino che ti fa almeno il 30% del lavoro. Due coniugi cattolici devono anche mostrare, non a parole né con la lingua, non soltanto l'amore tra di loro, ma l'amore a Dio, autentico, a chiacchiere. E evidentemente anche l'amore ai figli. Senza questo, tutto quello che viene dopo è monco alla radice, è quasi infruttuoso, cioè se potrebbe produrre 100, se manca questo, stiamo dal 30 in giù. Dico tanto per dire, ma per far capire, questa cosa io ormai l'ho proprio maturata. Un'altra cosa molto importante che è secondo comandamento, che è un po' la conseguenza del primo, mostrare sempre tanta affabilità e dolcezza. Attenzione però, mai debolezza. Il figlio deve sempre capire che essere amato non significa avere il diritto di trattare i miei genitori come un mio pari, peggio ancora, a pesci in faccia. Mai per nessun motivo. E intervenire anche drasticamente perché questo non accada è un atto di amore, non è un atto di cattiveria o di eccessiva severità. Se c'è questo, è la fine. Perché la confidenza madre della mala creanza vale anche purtroppo in questi anni. Terzo, tra virgolette, scherzo un po', comandamenti, comandamenti, vedete che sono 10, ma l'abbiamo chiamato il decalogo. Alla mitezza e dolcezza, quindi, va sempre unita una certa moderata severità. Attenzione a essere severi. Non vuol dire essere rigidi, è una cosa molto differente. Cioè, i figli vanno educati al senso del dovere e alla disciplina di vita. Detto in altre parole, non è amare un figlio, come Dio non fa con noi, lui che ci ama. Amare non significa fargli fare tutto quello che gli pare. Questo non è amare un figlio, questo è odiare un figlio. D'accordo? Quindi, il senso del dovere e la disciplina di vita, che certamente un figlio masticherà amaro nel digerirlo, è fondamentale. Dentro la cornice dell'amore, della dolcezza, della tenerezza, sì, ma ci deve essere. Ma anche sulle cose terra-terra. Papà, mi posso alzare da tavola? Lo dice tuo figlio? Punto interrogativo. Lo dovrebbe dire, d'accordo? Ma non perché uno vuole fare la caserma della casa. Si chiede, d'accordo?
Non c'è, ci si muove sempre dentro delle strade, delle vie. Non voglio citare sempre il mio amico Don Fabio Rosini, bisogna leggere un altro bellissimo libro suo, che è L'arte di ricominciare, quando parafrasando i giorni della creazione, no? Quando Dio separa le acque che sono sopra il cielo da quelle che sono sotto il cielo, e anche quando separa la terra dalle acque, fa tutto quanto un bellissimo discorso esistenziale, profondo, anche pedagogico, sul valore intrinseco del limite, cioè. Un uomo, una persona diventa un uomo mano a mano che scopre i propri limiti e li accetta, ma anche impara che nella vita dei limiti, che sono appunto i paletti delimitati dalle regole, ci sono ed è benedetto il Signore che ci siano, d'accordo? Ricordiamo sempre che il motto dei fondatori dei satanisti è fai quello che ti pare. Non avere un limite, non avere una misura, non avere una regola, non avere regola è satanico. Ok? Proprio detto proprio brutale, brutale. Quarto comandamento. Mostrare, attenzione al termine mostrare, i figli queste cose le devono vedere. E non le devono vedere perché tu sei un ottimo attore, d'accordo? Quindi che reciti bene. No, no, le devono vedere perché tu ci provi, perché tu lo vivi, perché tu lo vuoi. Allora, mostrare che si è disposti al sacrificio per educare. Facciamo un po' di esempi provocatori, no? Se tu hai 3 figli e non puoi partecipare al fantacalcio, io non so neanche che cos'è sto fantacalcio, ma so insomma che tra uomini se ne parla anche, se fa perdere un sacco di te, e lasci perdere il fantacalcio. Non muore nessuno, se campa lo stesso pure senza fantacalcio, se devi stare presso a tuo figlio. I figli sono molto attenti, perché il sacrificio è la misura di quanto valgono. Quanto valgo io per papà e mamma? Valgo tanto quanto loro sono capaci di sacrificarsi per me, di rinunciare a qualcosa, che magari anche gli farebbe piacere, per me. Uno ti ama tanto quanto è disposto a sacrificarsi per te. Quinto comandamento. Ci sono alcuni caratteri o temperamenti più difficili e più ribelli, quelli che te fanno tribolare. Bene. Con questi non bisogna, come dire, tirare i remi in barca e lasciarli perdere, ma impegnarsi un pochino di più. Costa un po' di più. Occorre farlo. Sesto comandamento. I figli vanno, attenzione, seguiti e in un certo senso anche controllati. Cioè, l'educazione si basa certamente sulla fiducia, attenzione, ma la fiducia non può essere data a carta bianca. Tu devi, come fa il Signore con noi? Ci prova per vedere se può fidarsi di noi. Ecco, prova tuo figlio e vedi se puoi fidarti di lui. Segui tuo figlio, tra virgolette, anche a volte in senso proprio molto, molto controlla, cioè. Sono stato dove vai? Vado a casa dell'amichetto, cioè qualche volta bisognerà pure verificare che sta veramente a casa dell'amichetto o no. Perché come fai a sapere se tuo figlio ti dice la verità e ti puoi fidare di lui oppure no, se hai interiorizzato il valore che a papà e mamma le bugie non si dicono. Ora però non bisogna dare l'impressione di essere poliziotti, non se ne devono accorgere, d'accordo? Questa operazione, mentre le altre cose devono essere percepite, quindi l'amore, la dolcezza, come dire, lo spirito di sacrificio, questa non si deve percepire, d'accordo? Questa no, non devi far accorgere a tuo figlio perché potrebbe poi pensare, ma papà e mamma non si fidano di me. Quindi la fiducia viene data progressivamente, tanto quanto tu vedi che tuo figlio è degno di fiducia.
Poi, settimo comandamento. Con i figli ci vuole una sana confidenza, si può stare in famiglia, una sana familiarità. È importantissimo partecipare al gioco, giocare con i figli, giocarci insieme. Questo, se dovesse ascoltare queste cose anche un prete, io sono convintissimo che vale anche, se possibile, per i sacerdoti. Giocare con i ragazzini, con i ragazzi, è un gesto molto molto importante. Perché giocare insieme è un atto di grandissima carità, è una cosa che fa sentire importanti, è una cosa che fa sentire amati. E bisogna farlo. Ottavo comandamento. L'educazione esige degli interventi correttivi in certe circostanze. E quando bisogna correggere, guai a te se non correggi tuo figlio. Il problema è che, numero uno, la correzione va fatta nel modo e nel momento opportuno. Mai, ma dico mai, bisogna sfogare la rabbia su un figlio. Mai. E questo sia con la violenza, come dire, verbale, urla, grida o parolacce. Cioè, ma se uno prende a parolacce un figlio. E ci sta chi lo fa, purtroppo. Ma come farai poi a dire a tuo figlio che non deve dire le parolacce? O che non te le devi dire a te? Certo, lui non è un tuo pari, quindi dice, non è che siccome io ti prendo a parolacce tu sei autorizzato a prendermi altrettanto, ma è vero questo qui, in parte, ma che ci andiamo a raccontare? Non si può. Quindi l'ira e la rabbia non si sfogano sui figli. Non si sfogano. Si correggono. Se necessario, termine questo qui off limits, si castigano. Castigare in senso etimologico, come quando ci stanno i cosiddetti castighi di Dio, che oggi non se ne può parlare perché puff, succede il finimondo. Il castigare significa. Castum agere significa rendere casto, significa che devo fare una cosa per il tuo bene. Quindi, se devo usare una, devo prendere una misura forte, evidentemente perché prima hanno fallito quelle più deboli, quelle più blande, quindi quelle un po' meno, come dire, traumatiche, ma se necessario lo devo fare. Ma il figlio non deve mai, tu non devi mai fare questo perché tu sei arrivato che non ce la fai più, d'accordo? Che ti sei esasperato e per esempio il tuo figlio lo gonfi le botte oppure le strilli. Questo non è educare. Qualcuno dice, ma nella Bibbia c'è scritto che bisogna prendere il bastone. Nella Bibbia c'è scritto di prendere il bastone nel senso che ho detto prima, cioè nel senso che se è necessario avere ed esercitare il polso, ma non il polso nell'ira, ma il polso nella piena lucidità. E io ti do un castigo esemplare con tutto quanto, te lo dico con tutto quanto l'amore possibile e immaginabile. Te lo pure spiego, d'accordo? Ma dopodiché questo si fa. E se lo decido, stop, ok? La sculacciata, è chiaro che non si deve picchiare i figli e fargli male. Questa è una cosa che non si deve fare. Ricorrere alla violenza fisica, se possibile, insomma, l'ideale sarebbe evidentemente che c'è un clima, l'ho già detto forse la volta scorsa, che come certe persone mi hanno raccontato, mio padre non mi ha mai alzato la mano perché bastava che si girasse e mi guardasse con lo sguardo severo che avevamo già capito tutto e nessuno osava andare oltre. Questo sarebbe l'ideale. La sculacciata, quindi pedagogica però, non è che tu lo riempi di sculacciate perché sei ancora in preda all'ira e non ce la fai più. La sculacciata pedagogica, che è più un gesto che mortifica, più che il dolore fisico che produce, può essere utile in certe circostanze. Ricordando sempre però che Don Bosco, uno dei più grandi educatori, diceva sempre che quando uno deve, come dire, ricorrere alla sanzione, d'accordo? Quindi alla punizione già ha fallito come educatore.
L'educazione sarebbe ben riuscita se agli strumenti, come dire, sanzionatori o coercitivi non occorresse ricorrere mai. Ecco. Poi, occorre avere sempre un atteggiamento comprensivo. I genitori non sono l'amico del figlio, ma un figlio deve essere sicuro che presso un genitore troverà ascolto e comprensione, sempre. Se tu c'è un atteggiamento che la minima cosa che fa lo aggredisci, lo sgridi, lo punisci o cose di questo genere, che cosa succederà? Già i figli, mano a mano che crescono, parlano, questo è un dato scientificamente incontestabile. Parlano sempre meno con i genitori. Dall'adolescenza in poi quasi per niente. Ok? Ma è chiaro che se tu non hai un cuore di padre e di madre, quindi che ascolta una difficoltà, cioè tuo figlio se si trova in difficoltà, trova conforto, trova una parola, trova aiuto. Ecco, allora forse così può andare. Se no diventa complicato. Ricorda sempre che se tuo figlio non parla con te, parla con qualcun altro e qualcun altro quasi certamente darà dei consigli meno buoni dei tuoi. L'ultimo comandamento, che non è l'ultimo, ma dovrebbe essere il primo, anche al primo ho voluto mettere, insomma, l'amore perché mi sembrava Dio e i sacramenti sono la base dell'educazione. Dio e i sacramenti è la preghiera, sia per gli educatori che per gli educati. Se c'è questo, è tutto quanto più facile, se questo non c'è, tutto diventa molto difficile. Allora, alcune cose pratiche da fare, qui andiamo un pochino più veloce perché poi vorrei andare a concludere con le sindromi. Allora, 10 cose pratiche da fare o da evitare. Numero 1. Qualcuno l'abbiamo già visto perché è contenuto nei 10 comandamenti. Qui si specifica un po' nella pratica, ma alcune cose ce le siamo già dette. Però bene ricordare in pratica alcune. Ecco. Vigilare sui figli, abbiamo già visto. Non è peccato. Ah, ma come faccio? Che faccio? Non mi fido di lui. È un dovere, la vigilanza. Voi sapete che etimologicamente Vescovo, cioè episcopos in greco, significa colui che vigila, quindi colui che controlla. Poveri vescovi, d'accordo? Che vigilano che tutte quante le cose vadano bene, che nella chiesa le pecorelle facciano le brave, che non si intrufolino i lupi, andare a fare disastri o che non ci sia qualcuno che esce fuori di testa, cose di questo genere. Quindi la vigilanza, le informazioni, la cura. Seguire, eccetera. Poi verificare soprattutto, secondo consiglio pratico, se i figli sono degni di fiducia, ossia se non mentono. E attenzione, se mentono bisogna capire, sforzarsi di capire perché mentono. Cosa sta succedendo? Cosa nascondono? Di cosa hanno paura? Terzo consiglio pratico, l'abbiamo già detto, ma ripetita iuvant, non tollerare mai e per nessun motivo mancanze di rispetto. Questo non è bontà, ma debolezza. E qui fa molto bene, se mi posso permettere, per esempio, se sono insieme papà e mamma e un figlio manca di rispetto alla mamma, intervenga il papà. Se un figlio manca di rispetto al papà, intervenga la mamma. I figigli su questo devono capire che papà e mamma sono veramente come sono dopo che sono usciti dalle mura della chiesa, una cosa sola. D'accordo? Siccome loro si rispettano e si portano in palma di mano, non c'è assolutamente nessuna possibilità. È chiaro che
ci sono delle dinamiche di coppia distruttive. Se un figlio insulta il coniuge e io, coniuge, l'ho già insultato prima di lui, io sarò tutto contento che mio figlio insulta il coniuge, purtroppo. Guardate che i figli, se una coppia non funziona, sono, come dire, purtroppo diventano un'arma con cui i coniugi si fanno la guerra l'uno con l'altro, una delle cose più brutte che possa accadere. Non voglio parlare troppo di queste cose, però sono le conseguenze negative delle cose positive che sto cercando di trasmettere. Attenzione a un'altra cosa molto importante, qui vi parlo, vi prego di credermi nella mia pluriesperienza di tanti anni, le compagnie dei bambini. Verificare le compagnie con chi stanno i tuoi figli. E purtroppo, come ben sappiamo, anche all'interno della parentela. Perché purtroppo molte cose non belle capitano ai bambini dentro, non dico le mura domestiche, ma dentro le mura, diciamo, della famiglia che i romani chiamavano la famiglia Agnatizia, quindi tra i parenti. Cioè, il cuginetto o la cuginetta, non è che per il fatto di essere cuginetto o cuginetta, potrebbe non portarsi dietro dei problemi, e se se li porta. Quindi, certo, capiamo sempre, no? Ci vuole un'arte, ci vuole, però occorre verificare, occorre far parlare i propri figli, quindi guardarli con attenzione, perché si capisce se un figlio torna da un certo ambiente e ha vissuto qualche cosa, no? E avere anche lì l'arte di farlo parlare. Se dovesse raccontarti qualcosa di brutto, non lo gonfiare di botte, se no poi non ti parla più per tutta la vita. Ecco. Poi, un'altra cosa molto importante. I premi. Premiare è molto più efficace che castigare. Ecco, però i premi vanno meritati, i bei premi. Cioè, insegnare ad un figlio che il premio è una cosa che si conquista. Se tu te lo meriti, io te lo do. Ma se non te lo meriti, non te lo do. Anni fa sentii, insomma, delle storie, una povera ragazza o ragazzo, rimaniamo nel, che era stato bocciato a scuola. Un povero ragazzo, una povera ragazza che è bocciata a scuola. È giusto che l'estate vada in vacanza? Punto interrogativo. Papà e mamma, cioè, è educativo? Io credo di no. Se tu mi porti dei buoni voti, per carità, andiamo in vacanza, no, la parrocchia fa il campo da qualche parte, ti piace tanto, ci vai. Ma se sei stato bocciato, che facciamo? Punto interrogativo. Certo, questo è un esempio, poi bisogna sempre calare la situazione, la realtà, il ragazzo, cosa è successo, cosa non è successo, no? Gli esempi sono sempre un po' limitanti perché sono esempi concreti che però non possono fare riferimento alle circostanze reali, d'accordo? Quindi si prenda sempre bene, sono esempi, quindi sono esempi per far capire di che cosa uno sta parlando, no? Un premio te lo devi meritare. D'accordo? Un premio te lo devi meritare. I miei genitori, il motorino, il famoso motorino, te lo compro, ma tu non soltanto devi essere promosso a scuola, ma promosso con una media alta. Io ce l'ho avuto il motorino, ma ho dovuto portare una certa media. Se no, il motorino, con tutto che stava in garage, perché era quello che aveva avuto mia sorella e mio fratello, rimaneva in garage perché io sopra non ci sarei salito. Su questo non c'era proprio possibilità di transigere. È un esempio. Un'altra cosa che fanno tanti genitori oggi, proprio
un comportamento, a mio avviso, antieducativo al 400%. Assumere atteggiamenti contrari a professori o maestri. Non si deve fare mai. Quante volte un figlio viene a prendere un brutto voto a scuola o una cosa del genere, e oggi, a me me l'hanno detto anni fa i miei professori, insomma, del liceo, che se ne volevano andare perché non tolleravano più questo status quo: se io metto 4 al ragazzino, mi viene il padre che mi minaccia, che mi buca le gomme della macchina, come sono permesso di mettere 4 al figlio? D'accordo? O cose di questo genere. Allora, questo proprio, cioè, riguardo queste cose qui, cioè, i professori e i maestri hanno sempre ragione. Eventualmente poi, se capisco che forse tutta sta ragione, magari il professore non ce l'ha, con educazione, con calma vado a verificare, ma il figlio non deve sapere che io sono suo alleato contro il professore. Perché, cioè, tra agenzie educative, ecco, come dire, cioè, bisogna instaurare un certo accordo. Altrimenti è la fine. Alcune piccole cose da evitare, a mio avviso. In tanti casi si vede che un bambino di 6 anni, 5 anni, ha la televisione in camera. È una cosa fatta bene. Televisione magari con pure collegate tutte quante queste cose che girano adesso, tutte le smart televisione, le streaming, gli impicci, gli imbrogli. È proprio necessario che un bambino di 5-6 anni ci abbia 7-8 la televisione in camera. Ma io sono diventato proprio, penso, vecchio, cioè, arrivato a mezzo secolo, ma cioè, devi capire che l'uso del computer adesso è impossibile non far usare un computer a un ragazzino, no? Nessuno sta dicendo questo qui. Ma vorrai accompagnarlo, vorrai fargli fare un uso, come dire, vigilato di questo computer. Penso che tutti sappiamo che non ci vuole niente con il computer, insomma, a rovinarsi l'anima. Gli usi precoci del telefonino, questa è un'altra cosa. Cioè, un bambino di 9 anni, che c'ha da fare questo telefonino? Sono le mamme, il papà un pochino nevrotici, è proprio indispensabile. Esiste ancora il mio vecchio Nokia, come si chiamava? Il 3300, se non lo so, quello insomma, il Nokia Flintstone lo chiamo io, no? Quello che fa ti 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 con i numeretti che suonano e fa la telefonata e al massimo mandi un SMS di testo. Uno smartphone, cioè io ho visto ragazzini di 10-11 anni con l'ultimo iPhone uscito in mano, suo. Voglio fare, cioè, sono atteggiamenti da bacchettone, da retrogrado, non lo so, insomma. Io sinceramente ho dei punti interrogativi su queste cose qui, no? Sappiamo tutti quanti che un telefonino, cioè, noi dobbiamo pensare che un ragazzino non ha la possibilità proprio oggettiva di controllare queste cose. Altra cosa, i videogiochi, cioè. Guardate che io ho conosciuto ragazzini che stanno 4, 5, 6 ore al giorno davanti ai videogiochi. Non voglio demonizzare il videogioco, per carità, lo sto dicendo, ma a proposito di regole, cioè tu davanti al videogioco ci puoi stare mezz'ora al giorno, ma è già tanto, capito? Queste cose li fanno rimbecillire i ragazzini, non li aiutano, capite? Un ragazzino sta bene se socializza, se sta in mezzo ai suoi uguali, se fa qualcosa di utile, se fa un po' di sport, se impara a suonare uno strumento, non lo so, se gioca, cioè, non che sta imbecillito davanti a un coso, cioè, ore. Purtroppo la verità è che il videogioco, così come la televisione, ti risolve il fastidio, d'accordo? Perché quello si mette là davanti, sta lì, non scoccia, come si dice nel parlare comune,
non voglio mettere le croci, però i genitori hanno questa vocazione, d'accordo? Io devo fare il prete, un genitore deve fare il genitore, non ho i figli naturali, quindi non mi riguardano queste cose. Però chi ha i figli naturali, queste cose devi farci attenzione, perché penso che il nostro Signore qualche cosa, insomma, la chiederà poi ai genitori quando, perché da tutte queste, tutta l'insieme di queste cose poi dipende la personalità che si forma di questo figlio o figlia, no? Un altro atteggiamento, a mio avviso, io ho visto farlo tante volte, che mi sembra molto inopportuno per usare un eufemismo, è scherzare con i ragazzini e le ragazzine che cominciano a parlare, ma già età proprio precocissima, 6-7 anni, di fidanzatini e fidanzatine. Allora, io anche qui ci andrei sul piano andante, perché purtroppo con questo mondo in cui stiamo campando, l'età dell'innocenza si va sempre più abbassando e tra poco potrà pure sparire se andiamo avanti di questo, di questo livello con certi testi che ho visto io negli anni passati destinati ai ragazzi della scuola dell'infanzia. Cioè, io dico, ma non parliamo, insomma, perché dopo veramente non voglio esagerare, ma cioè i fidanzatini, le fidanzatine, le esperienze sentimentali troppo precoci sono cose che non vanno certamente incentivate. Si deve fare anche attenzione a non troppo demonizzarle, perché sennò si ottiene l'effetto contrario, che poi, come dire, uno viene, c'è sempre il fascino della trasgressione, no? Ma vanno, diciamo così, non bisogna dargli nessuna importanza, anzi, bisogna cercare di, come dire, di minimizzare, di bypassare, man mano che crescono, poi di far capire che questa è una cosa bella, il rapporto di amore con una persona di un altro sesso, quindi ma va vissuta a tempo, modo, forma, opportuno, questa parte del percorso educativo. E un'altra piccola attenzione: ci sono dei luoghi che i ragazzini molto desiderano, gli piacciono assai. Piacevano anche a me, penso che piacevano a tutti, d'accordo? Più o meno, qualcuno no, d'accordo? Non mi piaceva, però le discoteche ai ragazzini gli piacciono. È un posto da frequentare per un ragazzino la discoteca, punto interrogativo, questo poi sono sollecitazioni che lascio. Stare fuori di casa per tanti giorni, da piccoli, non è certamente una cosa intrinsecamente cattiva, ma come diciamo nell'atto di dolore, potrebbe costituire un'occasione di peccato. Quindi, che si fa? Punto interrogativo. E questo ci vuole il discernimento dei genitori. Mi posso fidare, non si può, posso fidare, è il caso, non è il caso, sconsiglio, gli faccio fare un'altra cosa, trovo un'altra soluzione, troviamo dei compromessi, lo mando, come dire, fuori casa, con la parrocchia, non lo so, non ci sono, io non ho ricette, quindi non mi rendo neanche conto, come dire, della situazione reale, no? Però ci vuole estremo discernimento. Quindi tutto molto su queste cose dipende anche dal contesto, no? Quindi dal tipo di realtà che si vive. Sono però cose su cui avere le antenne drizzate, perché cioè, io ricordo, insomma, tutto quello che è accaduto durante le tante gite scolastiche a cui, dico francamente, ho partecipato, insomma, non sempre tutto quello che accadeva, e le gite scolastiche che facevo io le facevo quasi 40, io sono diventato vecchierello, 35-40 anni fa. Quindi, ragazzi, che sarà adesso? Boh, non ho idea, insomma. Ecco. Io tante le volte che ho portato, insomma, i ragazzi ai campi, alle cose, c'era una grande attenzione anche su alcuni aspetti un pochino delicati, no? Ecco. Rapidissimamente,
Le 10 sindrome dei genitori, abbiamo 5 minuti, vado proprio quasi a razzo. Allora, prima sindrome, la sindrome dello struzzo. A mio figlio questo non può capitare. Si sente, ha detto tante cose, no? Ah, può succedere che al figlio succede questo? Sì, ma a mio figlio no. Questa si chiama la sindrome dello struzzo, cioè siccome qualcuno teme che, cioè, mio figlio questa cosa non la farà mai. Ah, non, mio figlio questa cosa non la fa. A mio figlio questa cosa non la dice, a mio figlio questa cosa non la pensa. Calma, d'accordo? Poi, la sindrome del cieco nato, la chiamo io. Guai a chi tocca o fa qualche torto a mio figlio. Anche il riferimento a quanto abbiamo detto prima sull'andarsi a mangiare vivi, magari con il figlio presente, un genitore, un professore che ha avuto la grande colpa di non dare un riconoscimento eccellente a un figlio. Poi, altra sciocchezza, ecco, la sindrome di Cappuccetto Rosso. I figli devono fare le loro esperienze. La sindrome di Cappuccetto Rosso, perché di Cappuccetto Rosso? Perché Cappuccetto Rosso voleva fare la sua esperienza, ma vado tranquillo, non succede niente. Il lupo tra vestito da non naso lo mangia, e penso che sa, non so se tutti sanno, lui ce lo raccontava sempre il caro Cardinal Petrocchi, che la fine di quella favola non era che poi viene il lupo, che viene il cacciatore, spara al lupo e tira fuori il cappuccetto rosso, non, il cappuccetto rosso finiva nella pancia del lupo e basta. Quindi, però, siccome il messaggio era troppo, come dire, devastante per quanto riguarda, insomma, la pur presente morale educativa, hanno poi fatto questo finale differente, no? Poi c'è un'altra sindrome, la sindrome del medico pietoso che fa la piaga sempre puzzolente, cioè i figli vanno sempre accontentati e mai contrariati, o peggio, corretti, ripresi e o puniti. Questa è un'altra sindrome molto pericolosa, questa. Poi, questa è più rara oggi, ma esiste anche oggi. I figli vanno tenuti a casa e sotto stretto controllo, cioè con la scusa che possono andare incontro a pericoli, occasioni di, si fa la sindrome della mamma chioccia. Questi vengono praticamente semi-incarcerati. Quando si fa così, un figlio abbozza, 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 poi si rischiano reazioni abnormi, comprese fughe di casa o cose di questo genere. Poi, siccome l'educazione comporta dei sacrifici, comporta dei problemi, perché tuo figlio potrebbe anche contestarti, quindi potrebbe anche non starci a tante cose, quindi c'è la sindrome del quieto vivere o di Amnesty International, dice no, non si può stare a fare sempre la guerra, lasciamo perdere, quindi allentiamo un po'. L'educazione comporta sacrificio, allora sulle cose dove si può transigere si transige, sulle cose dove non si deve transigere non si può transigere. E se questo comporta qualche frizione, diciamo così, fisiologica, è una croce da abbracciare. Sono le croci di chi vive nello stato del matrimonio. Poi c'è la sindrome che andava in auge 70 anni, 80 anni, 100 anni fa. Adesso più rara, anche se non credo del tutto sopita, la sindrome del padre padrone, cioè che i figli vanno sottomessi a regge e regole a forza de mazzate, detto proprio in termini brutali. Questo ovviamente non funziona. Poi c'è la sindrome della desistenza, della rassegnazione invece. Ma che vuoi fare? Siamo stati giovani pure noi. Quindi con la scusa, e le abbiamo combinate anche noi, no, a noi non siamo morti, non è successo niente, lasciamo perdere. No, insomma, perché se se ne risparmia qualcuno, nostro figlio, insomma, male certamente non gli fa. Poi c'è la sindrome del modernismo. Ah, oggi i tempi sono cambiati, per cui non si possono più imporre certe cose oppure certi valori. D'accordo? Foggi fanno tutti colà. Quindi fanno tutti, capito? I tempi sono cambiati. Oppure
c'è l'ultima sindrome, poi concludiamo, che è la sindrome dell'illuso. Di mio figlio mi posso fidare perché a me dice tutto. Ecco, proprio questo, cioè, io ho fatto tante volte con i ragazzi, avrei voluto fare un filmino e farlo vedere ai genitori. Io ti dico, ragazzi, stiamo tra noi, io non lo dico a nessuno. Chi di voi a papà e mamma dice tutto? Non alza la mano nessuno. Non si via nessuno, nessuno. E tanti genitori pensano, ah, ma mio figlio mi dice tutto, quindi posso stare tranquillo. Va bene, chiudiamo così il quarto comandamento. Se queste cose possono essere state utili a qualcuno, meglio. Se invece utili non sono, come non detto, però quanto detto la volta scorsa e nella prima parte di oggi, che fa parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, vi prego, ecco, di meditarlo e di prenderlo in considerazione, perché quella non è parola umana, ma è parola della Chiesa che decodifica la santa rivelazione dell'Altissimo, e quindi dobbiamo accoglierla nel nostro cuore. Ci vediamo su di voi la prossima settimana. Dio vi benedica tutti e alla prossima.